Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare in modo abbastanza dettagliato che cosa è VirtualBox e che cosa permette di fare. Dunque, come suggerisce il nome VirtualBox, VirtualBox appunto è un programma, un software che permette, una volta installato, di creare delle macchine virtuali. E macchine virtuali vuol dire PC virtuali. Praticamente è un software che permette, partendo da un'immagine disco ISO, di cui abbiamo già parlato nel mio tutorial precedente sulle chiavette USB, dicevo, permette di prendere, di partire da queste immagini ISO e di letteralmente installare in una finestra a parte, in un ambiente isolato, di installare virtualmente questo sistema operativo contenuto nell'immagine ISO. È tutto virtuale perché in effetti si tratta di un programma come qualsiasi altro programma installato sul vostro PC e vi permette di avere uno o più, quanti ne volete insomma, di sistemi operativi alternativi installati e che partono ognuno nella propria finestra. Diciamo che rispetto all'opzione delle chiavette USB che appunto vi ho presentato nel tutorial precedente, VirtualBox permette proprio di creare virtualmente, però di creare effettivamente un'installazione. È come se voi installaste effettivamente sul vostro PC reale che avete sotto mano il sistema operativo di turno, che può essere un Linux o un Windows. Ecco, e quindi il vantaggio ovviamente è notevole, perché potete vedere effettivamente come funziona il sistema operativo installato, salvare file, creare documenti, tutto quanto in una finestra nel vostro PC senza minimamente intervenire nel vostro PC reale, ma potendo provare appunto a tutti gli effetti, con tutte le funzionalità, il sistema operativo alternativo di cui siete curiosi di indagare un po' come funziona. Ecco, allora, VirtualBox è un prodotto Oracle, perché è stato acquisito di recente da Oracle ed è per uso personale libero, quindi senza costi. Ce n'è una versione open source, ce n'è una versione non open source che ha qualche funzionalità in più, ma tutto sommato, riducendo all'osso la questione, non costa un soldo ed è un ottimo prodotto, facile da usare e molto, molto potente, come vedremo fra un attimo. Allora, prima di tutto VirtualBox è, ecco qua, multipiattaforma, che significa che non è un prodotto specifico per Linux o per Windows o per Mac della Apple, ma ne esiste una versione analoga, anzi identica, perché la versione viene portata avanti parallelamente per tutti questi sistemi operativi. Ne esiste dunque una versione identica per appunto Apple Mac OS X, per Windows che sia XP, 7, quello che è, e per le varie distribuzioni Linux. Quando si parla di macchine virtuali, naturalmente gli attori sono due: c'è il PC vero, il vostro PC normalmente installato, effettivamente fisicamente installato, che nel gergo, diciamo, dell'ambiente VirtualBox viene chiamato host in inglese, quindi l'ospite, colui che ospita poi la macchina virtuale. Dall'altro lato c'è appunto la macchina virtuale che viene chiamata client. Quindi se ad esempio io ho un PC con Windows e che mi crea una macchina virtuale con Linux, allora l'host sarà il PC con Windows e il client il PC con Linux, giusto per intendersi, perché poi andando sul sito
di VirtualBox per prenderci il nostro programma. Si vedrà nella documentazione che si parla spesso di host e client, e giusto per intendersi, due ruoli sono suddivisi in questo modo, quindi host, diciamo reale, fisico, client, virtuale, finto, tra virgolette. Ecco, dicevo il sito. Dove reperire il programma? Quindi, ecco, il sito è semplicissimo da tenere presente perché è proprio il nome, include il nome del prodotto VirtualBox. Quindi andiamo a vedere questo sito. Eccolo qua. Benvenuti in VirtualBox, bla 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 bla, spiegano che cos'è. Qui potete navigare nella varia documentazione, per documentazione tecnica, documentazione per l'utente finale, chi lo utilizzerà poi come noi, eccetera eccetera. Qui le ultime news, l'ultima versione è la 4.08, lo stato attuale. E andiamo nella pagina del download, che è quello che ci interessa in questo momento, e vedete che qui si conferma quanto dicevo un attimo fa, e che è VirtualBox è un prodotto, un software, un programma multipiattaforma. In effetti, nelle sezioni di download, di scaricamento, ce ne sono per Windows, ecco qua, per OS X di Apple, naturalmente attenzione sempre Intel, non i vecchi Mac PowerPC, ma solo sono supportati solo i Mac su base CPU, processori Intel. I host, quindi per PC con installato Linux, e anche Solaris, che era un sistema, è un altro sistema alternativo ancora, sistema operativo. Quindi vedete, appunto, multipiattaforma. Quindi sto parlando di un prodotto che non è ad esclusivo uso e consumo di noi pinguini, ma va bene anche per i nostri cugini Windows e OS X. Ecco, dunque, per Windows, se mettiamo il mouse qui sul link, vedete in basso a sinistra che è il classico Excel setup da scaricare. Per Mac vedete che è il DMG, classico da scaricare, e per Linux invece c'è un link ulteriore. Entriamo qua e vedete che c'è tutta una pletora di possibilità. Quindi c'è il pacchetto Debian, è l'installatore, diciamo così, analogo ai setup di Windows, diretti per Ubuntu, vari per Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Fedora, le varie distribuzioni più note sono tutte elencate qui, e per ognuno si può prendere direttamente il pacchetto da installare, da scaricare e poi da installare sul proprio sistema. E in più, per i sistemi basati su Debian, quindi anche Ubuntu e soprattutto Ubuntu, c'è la possibilità di aggiungere un repository alternativo in modo da ottenere anche automaticamente gli aggiornamenti di versione. Ecco, io non sto qui, non sto in questo tutorial a spiegarvi come si aggiunge il repository, come si installa, perché dopo era acquisito che lo si conosca, oppure rimando a un altro tutorial, magari un'idea per farne un altro su questo specifico argomento. Comunque, qui assumo che si conosca quanto sto dicendo, e quindi si prende, per esempio, questo repository di VirtualBox, oppure nel mio caso, che sto ancora usando Ubuntu 10.04 Lucid, sarebbe questa la riga da prendere. La si mette, la si imposta nel nostro gestore di pacchetti, che è questo, e poi appare fra le sorgenti, ecco qua, origine, fra le sorgenti, downloadvirtualbox.org, e ecco qua che io naturalmente ho già installata l'ultima versione, VirtualBox 4.08 installata. Ecco, il vantaggio del repository, come ho detto un attimo fa, come ben saprete, è che se dovesse essere rilasciata la prossima versione, che so, 4.09, automaticamente appare fra gli update del mio sistema. Non devo andare, per intenderci, di nuovo a prendermi il sito di VirtualBox, entrare qui nelle pagine di download, andare a prendere il pacchetto e farlo io manualmente, o ricordarmi di farlo. Basta il repository, che automaticamente si tiene aggiornato. Ecco, quindi, dato per acquisito che abbiamo installato VirtualBox, siamo pronti per partire
con la parte pratica e mostrare come si usa questo famoso software di virtualizzazione. Lo usciamo pure dal gestore di pacchetti perché ormai abbiamo installato. Firefox con la pagina di VirtualBox al momento non ci serve. Ecco, allora siamo andati qua al punto 1, diciamo che è fatto, installato. Allora, quanto detto nell'introduzione viene confermato qui dal mio punto 2 della mia scaletta, quindi l'installazione di una macchina virtuale è uguale all'installazione di una macchina vera. Si parte da un'immagine ISO, si imposta un disco virtuale, tre caratteristiche, questo lo vediamo fra un attimo, l'accelerazione 3D grafica, eccetera, eccetera, e poi si installa, né più né meno come se lo facessimo veramente. E allora procediamo. Quindi avviamo la nostra VirtualBox, ecco, l'icona è questa, riconoscibilissima da chi è abituato a usarlo. Oracle, vedete, è stata acquisita dall'Oracle, quindi davanti c'è il nome Oracle Virtual Manager VirtualBox. Enter, facciamo partire. Ecco qua, io naturalmente ho già un bel mucchio di macchine virtuali create nel tempo, quindi chi apre per la prima volta VirtualBox ovviamente avrà vuoto questo elenco e potrà iniziare a crearsi la sua prima macchina virtuale. Allora, tra l'altro io ho avviato con un prodottino per avviare i programmi su Linux questo prodotto, ma quando viene installato, per chi non ha quello che ho usato io per avviarlo, lo trova sotto strumenti di sistema Oracle VM VirtualBox. Ecco, la stessa cosa di quello che ho fatto io in un altro modo, comunque nei menu classici lo si trova qua. Ecco. Allora, giusto per dimostrazione, mi creo parto da zero, a crearmi una macchina virtuale e ne prendiamo una qualsiasi, anche di quelle che esistono già da me, la Lubuntu qui, che poi è anche piccolina, che è un'installazione anche più breve delle altre. Quindi io mi ero già scaricato la mia Lubuntu, eccola qua, 11.04.iso, quindi famosa immagine di sistema ISO, e da qui partiamo, questa qui è la nostra base. Allora, macchina virtuale nuova, quindi si clicca su nuova e parte un piccolo wizard, è un assistente di creazione della nuova macchina virtuale. Avanti, gli diamo il nome, quindi diciamo che è una Lubuntu. Vedete che chiamare Lubuntu addirittura il programma riconosce che fa parte della famiglia Ubuntu. Linux imposta già addirittura lui di che tipo di sistema operativo si tratta e di che famiglia si tratta, perché probabilmente verifica quanto si scrive nelle lettere qua sopra. L Ubuntu, ha riconosciuto Ubuntu, perfetto. Allora, visto che io l'Ubuntu l'ho già creato una volta, tanto per distinguerla, diciamo che questa è una Lubuntu Tutorial. Questo è semplicemente il nome. Qui verifichiamo però se l'impostazione è corretta, dunque sicuramente è un sistema Linux e sicuramente fa parte della famiglia Ubuntu, dunque l'Ubuntu in questo caso è 32 bit, quindi Ubuntu va benissimo. Nel caso fosse una distribuzione a 64 bit dovremmo comunque dirglielo, perché attenzione, io ho un sistema host, quindi reale, PC reale installato a 64 bit, ma addirittura la VirtualBox vi permette di installare sia sistemi a 32 sia sistemi a 64 bit all'interno del programma VirtualBox, quindi non c'è problema, anche se avete un PC a 32 o un PC a 64 bit, tranquilli che potete installare i due tipi di macchine. Quindi dicevo, l'Ubuntu in questo caso è 32 bit, quindi Ubuntu va benissimo. Fosse 64 bit, basta scegliere Ubuntu 64 bit. Bene, il nome l'abbiamo dato. Andiamo avanti. La memoria, ecco, in genere a seconda del tipo di sistema operativo e della versione scelta, qui viene già proposto uno standard
che va bene di solito come un minimo di memoria necessario, lo lasciamo così, 512 mega, benissimo, andiamo avanti. Si può sempre modificare più tardi poi, questo è solo l'inizio, comunque va benissimo lo standard. Andiamo avanti. Ecco, naturalmente una macchina virtuale non può fare a meno di avere un disco, come il PC reale ha il suo disco fisso, ovviamente anche la macchina virtuale deve avere il suo disco. E qui viene chiesto appunto di creare il disco fisso d'avvio, che poi si traduce, ve lo posso anche far vedere in anticipo, che queste qui sono tutte cartelle che corrispondono alle mie macchine virtuali che vedete qua. Già create qui nella finestra principale, qua, ecco, vedete Ubuntu eccetera eccetera, proprio il nome corrisponde alla cartella. Vedete, qui è già creato, stiamo creando l'Ubuntu tutorial e addirittura è già creato la cartella che per il momento è vuota, ma per esempio l'Ubuntu che c'è già, vedete, si crea delle sottocartelle per i giornali di esecuzione, i log, i snapshot di cui parleremo più avanti, e in sé il disco è questo, ecco, Virtual Disk VDI, vedete? E qua dentro praticamente è inclusa tutto diciamo così, il disco fisso finto della macchina virtuale. La macchina virtuale è questa praticamente. Ci sono le impostazioni qui con l'iconcina azzurrina più il rispettivo disco fisso. Tutto qua la macchina virtuale sono due file in fin dei conti, due file che vanno ad essere archiviati sui dischi veri del vostro PC. Quindi anche la nostra Ubuntu Tutorial tra un attimo creerà le sue cartelline. E a questo punto, perché no, apriamola, mettiamo vista elenco e ci prepariamo a vedere apparire i vari file. Quindi disco fisso, allora andiamo avanti. Crea un nuovo disco fisso, sì, che non vogliamo sfruttarne uno esistente, quindi benvenuti nella procedura di creazione del nuovo disco. Ok, quindi si apre un'ulteriore Wizard, un ulteriore assistente che per il momento ci aiuta a creare il disco per poi tornare all'assistente precedente, andare avanti e concludere la creazione della macchina. Quindi per ora vedete, semplicissimo, eh? Non abbiamo praticamente dovuto impostare nulla di strano, nulla di particolare. Avanti. Archiviazione e espansione dinamica, adesso qui non addentriamoci troppo, lasciamo pure questa che è l'opzione migliore secondo me, quindi non stiamo qui neanche a discuterne, va benissimo, semplicemente avanti. Il nome del disco lasciamolo pure uguale al nome della macchina virtuale, anche se potrebbe essere cambiato. La dimensione, anche qui viene giudicata una dimensione per difetto che può andare bene per il sistema operativo che vogliamo installare, 8 giga è già molto per l'Ubuntu, va benissimo, lasciamo anche qui proprio lo standard. Stiamo proprio creando pari pari senza andare a complicarci la vita. Avanti. Qui c'è il riepilogo, dice ok, creerò il mio disco l'Ubuntu righetta tutorial.vdi, video disk, che apparirà poi qui nella nostra cartella sotto macchine virtuali l'Ubuntu. Allora, facciamo fine e finisce il tutorial, scusate, finisce l'assistente di creazione del disco virtuale, che eccolo qua, è apparso magicamente. 36K, pochissimo perché non c'è ancora dentro nulla in questo disco. È un PC nuovo, diciamo, una macchina virtuale nuova nuova. Ecco, a questo punto è finito l'assistente di creazione della macchina. Facciamo pure fine. Ed ecco che è il nostro Ubuntu tutorial, portiamolo pure in cima che è più comodo, se ne va in cima, non se ne va, no, portiamo su adagio adagio vicino all'altro Ubuntu, qui vedete che appunto semplicemente prendendo drag and drop le macchine virtuali si possono riordinare come si vuole, eh? Allora noi lo mettiamo qua, dai, mettiamolo qui vicino all'altro Ubuntu, quindi l'Ubuntu tutorial, vedete, è stato spento, ovviamente spenta perché non l'abbiamo mai accesa. Qui sono apparsi i file minimi di quello con le impostazioni e il disco. Ecco, questi due file sono il nostro PC finto, ma che si assomiglia molto a uno vero. Adesso dobbiamo però installarci qualcosa. Il PC è vuoto. E allora vedete qui, concentriamoci un attimo qua sulla finestra principale di VirtualBox.
Quindi qui è stato riportato il nome, sistema operativo tipo Ubuntu. Il sistema in quanto tale, abbiamo detto, usa 512 MB di memoria. E questa memoria è RAM, cioè memoria viva, che viene presa. Adesso vi apro, diciamo, il monitor di sistema del mio PC vero, reale, dell'host, quindi. E nelle risorse vedete che in questo momento sto occupando 1,5 GB di 3,9 GB. Quando avvieremo la macchina, l'Ubuntu tutorial, vedrete che la memoria occupata aumenterà perché questi 512 MB vengono proprio presi in prestito dal PC reale, quindi da questa memoria viva RAM. Poi andiamo avanti, la memoria dello schermo, anche questi 12 mega, proprio un minimo. Ecco, e qui diciamo che se vogliamo sfruttare l'accelerazione grafica 3D del PC vero, VirtualBox lo può fare, bisogna dirglielo però, però ha anche bisogno di un po' più di memoria, quindi si fa clic su schermo, aumentiamo pure la memoria 128 al massimo, gli diciamo abilita accelerazione 3D. Ecco. Diciamo che questo è un esempio didattico perché l'Ubuntu in realtà non prevede Compiz o altri gestori di effetti grafici speciali perché è una distribuzione magra, diciamo, per PC vecchi. Quindi qui vi mostro come si fa per attivare l'accelerazione 3D, ma in realtà in l'Ubuntu non potremo vedere i desktop che navigano, le finestre con effetti speciali, eccetera, perché non sono previste per l'Ubuntu. Comunque il sistema è uguale, anche se installassimo Ubuntu, Kubuntu o qualsiasi altra distribuzione open source che prevede gli effetti speciali grafici. Il modo di farlo è questo, insomma, e quindi è uguale per qualsiasi distribuzione, anche se qui appunto non ne vedremo gli effetti. Quindi aumentare pure la memoria fino al 128, che male non fa per gestire l'accelerazione 3D, e poi attivare questa opzione. E questo l'abbiamo fatto. Ecco che è apparso. Poi l'archiviazione. Ecco, archiviazione. Si dice dov'è il disco fisso, diciamo, e stiamo parlando sempre di virtuale, ma per capirci, il disco fisso del nostro PC nuovo, l'Ubuntu Tutorial, è quello che abbiamo creato prima, qui lo riporta, e qui dobbiamo fare clic anche su archiviazione. Ecco, si apre la finestra dell'archiviazione. Perché? Perché naturalmente, essendo una macchina nuova, vuota, dobbiamo dargli in pasto una ISO, che poi quella ISO di cui ho parlato prima, quindi l'Ubuntu 11.04 ISO. Ecco, questa qui dobbiamo dirgli leggi da lì come fosse un CD, e in effetti glielo agganciamo all'unità disco CD, gli diciamo scegli un disco virtuale, l'Ubuntu 11.04, apri, e a questo punto è come se nella nostra macchina virtuale avessimo aperto il lettore di CD e avessimo inserito il nostro CD con scritto la ISO come si deve, e avessimo chiuso lo sportello del CD, e in effetti la ISO è dentro nel nostro CD virtuale, nel nostro lettore di CD virtuale. Ecco, il nostro disco fisso invece, quindi torniamo qua, il nostro disco fisso, il VDI qua, appare appunto nel controller dei dischi fissi, ecco, l'iconcina è significativa. Ecco, una cosa da fare è andare qui sopra, ricordarsi di andare qui diciamo nella categoria, nell'alberello dei controller dei dischi fissi, e attivare questa opzione di cache, perché non so se è un difetto di VirtualBox o se è previsto per qualche motivo, ma a livello di CD è già attivata questa opzione, a livello di disco rigido no, e questa gli manca poi se non viene attivata. Quindi facciamolo, abbiamo messo la nostra ISO, abbiamo impostato la nostra opzione, facciamo ok, ed ecco qua che viene riportata. Perfetto. Poi il resto per il momento va benissimo così com'è, l'audio lo prende già lui dal sistema, vedete Pulse Audio. La scheda di rete non guardiamo niente, internet funzionerà tranquillamente perché sfrutterà
il sistema del PC reale, cartelle condivise, niente per il momento, USB niente per il momento, ne parliamo più in là. E la descrizione, se vogliamo metterci una descrizione, qui è testo libero, campo di testo libero, è uguale, possiamo metterci le nostre indicazioni, quello che vogliamo, creata solo per il tutorial, ecco qua, o quello che volete. E adesso è pronta per partire, abbiamo agganciato la ISO, abbiamo preparato tutto, le opzioni sono a posto. E quindi selezioniamo la nostra Lubuntu Tutorial e facciamo avvia qua sopra e vediamo un attimo cosa succede. Ecco, parte e voilà che è partito. Qui è come se fossimo sul PC reale, né più né meno. Quindi Lubuntu parte così, quindi cominciamo a selezionarci la lingua. Selezioniamo anche la tastiera, già che ci sono, per me è questa. Allora, ecco qua. Qui l'Ubuntu dunque si uniforma alla famiglia Ubuntu, quindi si presenta col classico menu tipo prova l'Ubuntu senza installare oppure installa l'Ubuntu direttamente, che è quello che facciamo noi, non perdiamoci in chiacchiere e avanti, installa Ubuntu, l'Ubuntu. E voilà che parte. Quindi questa finestra sarà poi quella che ci accompagnerà sempre quando useremo la nostra macchina virtuale. Questa finestrella, ora col VM VirtualBox, l'Ubuntu Tutorial in esecuzione. Vedete che anche qui lo stato è diventato in esecuzione. A questo punto abbiamo una macchina virtuale in esecuzione. Possiamo vedere, vediamo un po' se la memoria l'ha già presa. Ecco, vedete i 512 mega più i 128 di memoria video, eccetera, 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 da 1,5 gigabyte. La mia memoria del PC vero, dello host del PC reale, vedete, fruff, durante la partenza della macchina virtuale è aumentata, è andata a 2,2 giga. Quindi 1,5. 500 e qualcosa, 128, insomma 2,2 giga, vedete che l'aritmetica non è un'opinione. E quindi questo è già indice per voi che vorrete usare VirtualBox, che non potete aprire tutte le macchine virtuali che volete perché la memoria è quella che è, insomma, di un PC, ne potete aprire una, due, magari tre. Ma poi comincerebbe ad avere problemi anche il PC reale che deve supportare con le sue risorse tutte queste macchine virtuali. Quindi più di uno o due, francamente, almeno mio consiglio così, 2,2 giga comunque di botto, paf, se l'è presa la macchina virtuale. Mentre ovviamente a livello di disco fisso qua non si è preso niente se non la parte qui, che man mano che aumenterà questo VDI, questo file VDI, man mano che ci metteremo delle informazioni, adesso 36K quindi non ci si accorge, ma poi sul disco reale fisso aumenterà lo spazio usato, per più aumenterà la grandezza di questo disco fisso virtuale. Allora, questo possiamo anche chiudere, che vi ho mostrato quello che volevo. Quindi italiano stiamo installando direttamente, quindi non proviamo il sistema. Qui c'entra poco in sé con VirtualBox perché l'installazione comunque voilà, lasciamo andare avanti così. Comunque solo per mostrarvi che si comporta in questa finestra né più né meno come se fosse un PC reale, quindi cancella il disco, sì, perché è tutto a nuovo. Lui si accorge, ecco, questo disco è il nostro disco qua, sempre lui che viene visto, che mostrato scasi, non scasi, come fosse veramente un disco fisico reale, in realtà è solo un file. E adesso è già partita procedura di installazione. Sì, va bene, adesso andiamo avanti velocemente. Vedete, esattamente identico, non c'è nulla, nulla che cambia rispetto a una situazione reale, fisicamente vera. Ok, qui mettiamo il nome,
nome del PC, il nome, la password. Va bene, fa niente, richiede password per accedere, sì, mia abitudine. Adesso procede normalmente con l'installazione. Qui facciamo una pausa, ci troviamo quando la macchina è installata. Bene, eccoci tornati con l'installazione completata. Allora, installazione completata. A questo punto tutte le installazioni suggeriscono di riavviare, poi togliendo il CD per far partire il sistema vero. Ecco qua. Io suggerisco per pulizia e praticità di chiudere la macchina virtuale, quindi qui brutalmente si può chiudere con un bel fa macchina chiudi, spegni la macchina, ok, e la macchina in un attimo è spenta, è tornata nello stato spenta, vedete qui. Installazione, quindi punto 2 lo abbiamo fatto. Adesso, per far partire quello che abbiamo installato, dobbiamo innanzitutto entrare qui con un bel clic su archiviazione e diciamo aprire lo sportello del lettore CD e toglierlo. Il CD a questo punto gli diciamo torna a essere soltanto un lettore vuoto di CD e voilà. Così al boot, alla partenza, non andrà a cercarsi il CD, ma partirà dal nostro disco fisso appena creato. Vedete, dimensione attuale 1,96 giga, quindi l'installazione ha creato 1,96 giga di informazioni per l'Ubuntu e di conseguenza, vediamo un po', sposto un attimo i miei appunti, e di conseguenza il disco virtuale è diventato cifra tonda 2 giga, vedete? Adesso è un file di 2 giga. E si è creata anche la cartellina dei log per andare a vedere eventuali problemi, però visto che succede praticamente mai, concentriamoci sul nostro bel disco, vedete che è stato creato perché è stato installato qualcosa e quindi è diventato più grande. Allora, abbiamo svuotato il lettore, qui siamo a posto, facciamo ok e così la nostra macchina finalmente è pronta per partire, installata effettivamente come un PC vero. Qui possiamo anche mettere icona perché ormai abbiamo capito la meccanica dei file. Ok, adesso entriamo un po' nel dettaglio. Finalmente abbiamo la nostra macchina a disposizione e facciamo di nuovo un avvio, né più né meno come la prima volta, però appunto non partirà più dal CD ma partirà dal disco fisso. Allora, qui è uguale a prima. Schermatina nera. Aspettiamo, vedete, ecco qua tra l'altro, già che lo noto, in basso queste iconcine mostrano tutte le varie parti della macchina. Il primo a sinistra è un disco fisso, vedete che sta lavorando, eh? Vedete che c'è una specie di LED verde o rosso, quando è al lavoro il disco fisso, che è poi quel file VDI che abbiamo già visto, si accende, si anima questa iconcina qui, rispettivamente fosse un CD, un ISO o un'altra cosa a livello di unità CD è questa che si anima. Queste sono le unità USB che al momento non abbiamo connesso nulla. Questa è la rete internet, quindi che sfrutto ovviamente il collegamento già aperto dal PC vero. Comunque, questa qui è il traffico di rete. Queste sono le cartelle condivise, che al momento non ce n'è. Poi qui indica che usa certe caratteristiche della CPU del processore per la virtualizzazione, cioè per far funzionare meglio la virtualizzazione. Se il processore del PC vero, reale, ha certe caratteristiche, il software, quindi il programma VirtualBox, le sfrutta e qui sono accese. Questa è l'integrazione del mouse. Vedete che quando c'è una specie di crocetta di angolino verde sul mouse, qui sotto la leggenda dice integrazione del mouse è attiva. Cosa vuol dire? Che io posso entrare, vedete, quando entro nei confini della finestra della VirtualBox, è il mouse interno del sistema del PC virtuale che segue il movimento del mio mouse, nero, vedete, e appena passo il confine torno a essere il mouse bianco qua fuori del mio PC reale. Questa è, come
Questo significa, è quello che significa, vediamo un po' se esce ancora, dov'è? Non mi esce più, ah, perché non ha il fuoco la finestra, ecco, ok, voilà, integrazione del mouse MI attiva vuol dire questo, che io posso tranquillamente passeggiare fra la mia macchina vera, mouse bianco, mouse nero, mouse bianco, ecco, questa è l'integrazione, va, comunque. Siamo arrivati alla schermata di login e vedete che la nostra finestrellina qua è come fosse un vero PC. Quindi in questo momento, già adesso, noi sul nostro PC reale stiamo usando in questa finestra un PC client finto virtuale. Quindi ho creato il mio utente, entriamo pure in sessione giusto per mostrare che funziona tutto come si deve. Password. E il nostro Lubuntu fresco fresco di installazione, eccolo qua, bellissimo, molto carino. Naturalmente, essendo passato un po' di tempo, già mi escono gli aggiornamenti, che didatticamente non è male, perché vedete, si comporta proprio 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 come un PC vero e mi dice che ce ne sono tanti di aggiornamenti, perché la ISO che avevo scaricato è di un po' di tempo fa e quindi si sono accumulati, vedete, una caterva di aggiornamenti. Per il momento, siccome stiamo, il nostro argomento è un altro, lasciamoli pure lì. Ecco, quindi PC, voilà, praticamente potrebbe anche finire qui il discorso. VirtualBox creata, avete visto, semplicissimo, un paio di clic avanti, avanti, avanti. Poi solo l'attesa dell'installazione, siamo a posto, ma noi vogliamo andare un po' più a fondo e nel punto 3 incomincio a parlare di grandezza limitata dello schermo, dei periferici USB che non sono utilizzabili e nemmeno le cartelle condivise non sono ancora utilizzabili. E questo perché? Perché per i sistemi, soprattutto no, non è giusto, perché anche sotto Windows in realtà bisogna fare questo per i sistemi virtuali Windows, quindi non è un'esclusiva di Linux. Comunque, VirtualBox è fatto in modo che si installi, diciamo, per semplificare, in modo standard, così come lo vedete, e in modo avanzato se si installa un modulo aggiuntivo che si chiamano Guest Additions. Ecco. Le guest addition appunto aprono la strada a poter usare le periferiche USB, come abbiamo visto prima qua, l'iconcina USB, le cartelle condivise e cosa intendo con schermo a grandezza limitata? Che più di così lo schermo del nostro PC virtuale non va. Vedete, posso ingrandire, posso impicciolire, posso fare quello che voglio, ma lui resta sempre di quella grandezza. Che non è tutta la grandezza del mio PC reale, non corrisponde. C'è anche l'opzione passa schermo intero che prenderebbe proprio veramente tutto, vedete? Veramente tutto il PC, come se la mia macchina virtuale fosse il mio PC reale, proprio con tutti i pixel sfruttati, però vedete che in realtà la superficie della macchina virtuale resta piccolina. Torniamo indietro con questo bottoncino, ecco, siamo tornati alla grandezza standard. Allora, come fare per far adattare la grandezza della macchina virtuale alla grandezza effettiva fisica del nostro video? Ecco, mancano le guest addition. Non è difficile installare le guest addition, però non tutti i sistemi ospitati, cioè i client, sono già predisposti di partenza. E mi spiego meglio. Io mi concentro come sempre su Linux e poi altri sistemi non so bene come devono essere impostati o meno, se sono pronti o meno. Comunque, per quanto riguarda Ubuntu, proprio la distribuzione Ubuntu è già pronta, quindi basta partire con l'installazione delle guest addition che va tutto bene. Altre, come il nostro Lubuntu, non ha ancora installato questo pacchetto che si chiama Build Essential, che è la premessa indispensabile affinché le guest addition
si installino correttamente. Questo perché? Perché le guest addition implicano la compilazione di un certo modulo che vada a copiarsi al kernel di Linux, quindi al cuore del sistema, vada a copiarsi al kernel, dicevo, in modo che queste funzionalità di schermo grande, USB, cartelle condivise che vedremo più là, funzionino. E quindi non voglio apparire troppo tecnico, perché quello che ho detto in realtà resta nascosto dietro, tutto automatico, però è solo per farvi capire che prima di iniziare l'installazione delle guest addition che vedremo fra un attimo, verificate con il gestore di pacchetti se la vostra distribuzione Linux che avete appena installato in macchina virtuale ha o meno installato questo pacchetto, che non c'entra niente con, non è legato a VirtualBox, ma fa parte della dotazione dei pacchetti di Ubuntu, della famiglia Ubuntu, questo Built Essential. E quindi è comodo perché quello è un metapacchetto che ne include degli altri che poi vengono effettivamente usate dalle guest addition per essere installate. Allora, strumenti mi sembra di sistema, gestione pacchetti, password e verifichiamo se l'Ubuntu ha di base questo pacchetto installato. Quindi o ho sbagliato la password o non è partito, mi sa che ho sbagliato. Ho sbagliato la password. Allora, ok, eccoci qua. Chiudi la prima volta che si apre tutto, facciamo un po' più grande almeno per quanto possiamo e cerchiamo dunque build essen, ecco, dovrebbe essere sufficiente, vediamo un po', eccolo qua, vedete? Dimostrazione, non è installato per l'Ubuntu almeno. Non è installato, ma siamo ad un clic di distanza, quindi installa e vedete che lui si trascina una serie di pacchetti e di altri programmi che sono necessari alle guest additions. Seleziona, applica, installa. Aspettiamo un attimino. Qua. Quindi, a parte le parolone, kernel, non kernel che ho usato, diciamo, lasciate perdere se vi spaventano. Seguite proprio i passi che ho appena fatto vedere. È semplice, una verifica. Se questo pacchetto c'è già, siamo già a posto. Se non c'è, si installa come sto facendo adesso e poi si può passare ad installare le guest additions che ci aprono appunto più funzionalità complete della nostra macchina virtuale. Non ho proprio parlato per niente di kernel perché intanto che aspettiamo che installa, vi posso già dire questa nota, farvi notare questa nota, scusate il gioco di parole, che siccome le guest addition sono strettamente legate al kernel in uso, se negli aggiornamenti è previsto anche il cambio di versione di kernel, quindi del cuore di Linux, bisogna reinstallarci le guest additions in modo che si riaccoppino al kernel più aggiornato. Tutto lì, praticamente bisogna rifare quello che adesso stiamo facendo per la prima volta qualora il kernel cambia, che non è poi così frequente che cambi versione di kernel, però se cambia e non reinstalliamo le guest addition la finestra torna a essere piccola, per esempio, perché non sono più attive, non riescono più ad attivarsi. Ecco, abbiamo installato il nostro pacchetto che ci serve, aspettiamo che si liberi. Ok, installato, Built Essential installato, quindi chiudiamo, esci e passiamo a installare queste misteriose famose guest additions. Allora si va sul menu dispositivi e ecco che appare l'opzione installa guest additions, quindi automaticamente questo qui è una ISO che vi arriva in dotazione col software, con l'installazione del software di VirtualBox, e quindi è come se avessimo inserito un CD di nuovo nell'unità del lettore CD. Ecco, forse lo si può vedere, vediamo un po', l'unità CD lettore, no, non lo si vede ancora, comunque ecco, lo vedete qui, l'iconcina tipica dell'unità
di un CD. Le V-Box Edition sono una ISO. È una ISO con dentro questo software che è appunto queste funzionalità aggiuntive, che sono appunto che rappresentano queste funzionalità aggiuntive. Ecco. Adesso come installare? Allora, siamo arrivati fin qui, semplicissimo, un clic, adesso c'è un autorun. Eccolo qua, autorun, comando già predisposto, facciamo doppio clic per farlo partire. Esce la solita finestra un po' simile a GNOME, anche l'Ubuntu in certe cose LXD si assomiglia a GNOME, dice esegui, esegui in un terminale, scegliamo esegui in un terminale, vediamo cosa succede, per il momento non molto, a dire la verità, non so se ho sbagliato qualcosa, vediamo un po', devo fare magari esegui non nel terminale. Eh sì, scusate perché il terminale viene già aperto dalle guest addition, quindi niente, ho sbagliato, ma meglio così ho potuto spiegarlo per bene. Quindi delle varie opzioni che escono, scegliete esegui diretto, poi lui ovviamente chiede la password amministrativa e il suo terminalino che è già previsto. Ecco che parte. E qui lasciamo perdere quanto scrive di tecnico, non c'è bisogno di capire, lasciamolo fare, alla fin fine vedremo che viene fuori il messaggio, ok, ho fatto, puoi uscire, spegnere la macchina, riavviarla e saranno pronte e attive le guest addition. Ecco, sta installando, sta costruendo il modulo delle guest addition. Qui ci può volere più o meno tempo a seconda insomma della velocità del vostro PC, può essere più o meno pesante la creazione di queste guest addition, ma una volta fatto sarà un piacere usare la macchina a pieno schermo come fosse un vero PC, insomma poter innestare delle periferiche USB, questo e quest'altro, eccetera, eccetera. Ecco, insomma, avete capito che si potrà fare di tutto una volta che queste guest addition sono pronte. Ecco, tanto che aspettiamo, io innesto un disco USB nel mio PC vero, ovviamente. Ecco. Questo, ho sbagliato disco, accidenti, scusate perché per le varie cose poi se i dischi sono tutti uguali ci si confonde. Proviamo questo, vediamo se è quello giusto. Ecco, intanto è finita l'installazione, tra una cosa e l'altra, vediamo un po' se questo è quello giusto. Ecco, per esempio questo, sì, il disco con su qualche dato, ecco qui, salvataggio di qualche file di Blender, insomma. Ecco, vedete, qui sono sulla macchina vera, sul mio PC ho varie cartelle, file, giusto per farvi vedere che questo è un disco USB, verbatim 2, qui lo vedete, qua, che è un'unità USB come fosse una chiavetta USB o qualsiasi cosa di USB. Allora, per il momento chiudiamo la finestra. Il dispositivo USB è già apparso, qui nel menu dispositivi è già apparso anche se per il momento non possiamo ancora usarlo, però vedete che viene elencato, è tutto l'USB che è agganciato al PC vero, viene elencato fra i quali anche il nostro disco. Allora, giusto, ecco, vedete che nel mio PC vero, questo è tutto solo per didattica, insomma, per essere chiaro, sul mio PC vero in questo momento c'è l'icona del mio disco, che è quello che ho appena agganciato, disco USB, ops, disco USB, ecco, che è quello che ho appena aperto un attimo fa, quindi guardate, tenete presente che qui c'è l'iconcina sul desktop. Ecco, qui dice ok, ho finito l'installazione delle guest addition,
chiudi la finestra e devi poi far ripartire il sistema. Quindi chiudiamo, vediamo un po' com'è l'Ubuntu qua, chiudiamo, arrestare, chiudiamola proprio, riavviare. A volte non è proprio pulito, meglio chiudere che almeno riparte per bene. Allora, ecco, le guest addition ISO, vedete, sono ancora lì, quindi già che ci siamo possiamo toglierle e risvuotare il nostro lettore CD virtuale, rimetterlo come era prima, così alla partenza non sta lì a controllare un ISO per niente. E adesso facciamo ripartire la nostra macchina, perché siamo riusciti tutto sommato facilmente, più il tempo di aspettare che farlo, siamo riusciti a installare le guest addition. Adesso ne vediamo poi subito l'effetto. Attimino, che ormai deve fare il suo bel boot il nostro PC, il reboot. Lavora, sta riservando la memoria dal PC vero. Quindi si prende la sua fettina di memoria, eccolo qua, vedete la finestra già di base è diventata più grande di prima, lo vedete? Quindi entriamo va nel sistema. Ecco, qua, molto bene. Già è più grande, Adesso se io sposto i bordi, così, vedete che si adatta. Magicamente, boh, a parte qui il difetto, ah, ecco il pannello anche si adatta. Ecco, vedete, questo è l'indizio più evidente a occhio, a primo colpo d'occhio, che le guest addition sono state installate correttamente, funzionano bene. Andiamo anche a schermo intero, è magnifico. Vedete, il tutto è funzionante, quindi a parte qui appunto il pannello che stenta, eccoli, stenta un po' ad adattarsi, però poi alla fine, e qui praticamente se una persona passasse adesso a osservare lo schermo del PC direbbe: ah, ci ha installato l'Ubuntu, in realtà è solo la nostra VirtualBox a schermo intero. Bene, torniamo a schermo un po' meno intero perché è più pratico per il tutorial. Eccoci qua, speriamo che il povero l'Ubuntu si adatti, poverina, prima o poi si adatti, che il pannello riappaia. Andiamo avanti intanto. Le guest addition appunto permettono anche di utilizzare, prima di tutto lo schermo l'abbiamo visto, si può ingrandire e poi si può utilizzare le periferiche USB, quindi del nostro PC reale. Ah, eccolo qua il pannello che è riapparso con tutta calma. Perfetto. Sì, bene. Allora andiamo avanti veramente. Dunque, USB, ecco, USB è una delle cose che senza Guest Edition non funziona, quindi del nostro PC fisico reale possiamo innestare una periferica con dei file o dei documenti, qualcosa che vogliamo usare, trattare nella macchina virtuale, semplicemente passando la connessione dal PC vero alla macchina virtuale. Come? Allora, dicevo prima, vedete qui l'iconcina che adesso il mio disco USB è connesso nel mio PC fisico vero. Andiamo su dispositivi USB. E ci scegliamo il nostro verbatim. E se facciamo clic qua, ecco che il disco si apre. Il disco è sparito dal mio PC fisico, quindi una caratteristica, l'USB, un classico appunto un disco USB, o viene usato nella macchina virtuale o viene usato nella macchina vera, fisica, nell'host. O nel client o nell'host, ma non è condivisibile nello stesso momento. Avete visto che se tolto l'iconcina perché non è più visibile dal mio PC vero, ma è apparso qua all'interno della macchina virtuale. Quindi l'abbiamo passato da un sistema all'altro ed ecco qua, vedete Blender Save, che sono le stesse cartelle di prima.
qua. Possiamo anche far così, cambiamo vista. Questi qui sono icone. Ecco, questi qui sono esattamente quei file che abbiamo visto un attimo fa sul mio PC vero. Fa parte del contenuto del mio disco USB esterno e lo posso gestire e vedere. Ok, qui l'icona in basso che dicevo prima che rappresenta gli apparecchi USB connessi indica l'attività, quindi quando è attivo l'USB si accende, si anima questa iconcina per far vedere che sta lavorando. Vedete, ogni tanto si anima questa presetta USB per far vedere che il mio disco sta lavorando. Ok, tutto qua. Tutto qua. Adesso, se io voglio tornare alla situazione precedente, posso sconnettere dalla mia macchina virtuale il disco. Voilà, che l'ho tolto da qua. E se non erro, devo ricliccare per togliere il vistino da qua. Dovrebbe togliersi. Ecco, si è tolto. E a questo punto non fa più parte della macchina virtuale ed è tornato, eccolo qua che si è aperto ed è tornato nella mia macchina vera, mio PC fisico. Ecco, questo era quello che lo fa vedere. Quindi caratteristiche USB, o è usato nel virtuale o è usato nel vero, nel fisico, ma non in entrambi. Però se bisogna passare dei dati dal PC vero alla macchina virtuale può essere comodo, anche a dipendenza dalla quantità dei dati, è immediato, eh? Il disco passa, track, con un paio di clic da una macchina all'altra. Ok, qui possiamo chiuderlo definitivamente perché la dimostrazione USB è conclusa. Voilà. E questo era un punto carino oltre allo schermo video che ci regalano le Guest Edition. Prossimo punto. Cartella condivisa, ecco dal nome condiviso, quindi rispetto all'USB noi possiamo creare una cartella sul PC vero, fisico, che poi viene condivisa, quindi usata nello stesso momento all'interno della macchina virtuale. Vediamo come. Quindi andiamo qua, ci creiamo, vediamo un po', mi posiziono da qualche parte. Work, poi uguale, sto cercando una cartella qualsiasi, questa qui è un po' piena, un po' scomodo. Allora, vabbè, fa niente, mi crea una nuova cartella qui, tutorial VirtualBox. Ok, quindi questa è una cartella che mi sono creato sul mio PC reale e si chiama tutorial righetta VBX. Questo è il primo passo. Quindi per creare una cartella condivisa bisogna crearsi una cartella sul PC host, quindi su quello vero. Poi nella macchina virtuale, visto che l'abbiamo già, è già aperta, dobbiamo fare un controllino, quindi avviare la macchina virtuale, assicurarsi che la user di login, nel mio caso Nicola, con la quale ho acceduto all'Ubuntu, faccia parte del gruppo di utenti VBox SF, cioè VirtualBox Shared Folders, e poi spegnere la macchina. Allora, noi l'abbiamo accesa e quindi verifichiamo. Vediamo un po' se con l'Ubuntu non ho molto la mano. Ecco, utenti e gruppi. Speriamo che essendo uniformato Ubuntu riesco a farlo facilmente. Allora, Nicola è la user l'unica che abbiamo creato durante l'installazione e qui cosa mi dice? Verifica che questa user faccia parte di questo gruppo VBox SF che è già creato automaticamente dall'installazione di VirtualBox durante la creazione. Quindi gestisci i gruppi e vediamo dov'è questo VBox SF. Eccolo qua, vedete che c'è già, facciamo proprietà e mettiamo un bel vistino.
confermare che questa user fa parte adesso, da adesso in avanti, quindi faccio ok e lui mi chiede la password, ovviamente, per fare questo lavoro. È fatto, quindi se rientro proprietà, vedete c'è il listino, quindi io, la mia user adesso fa parte di questo gruppo, che è un gruppo che appunto VirtualBox crea per conto suo, che ha la capacità di fare l'automount, cioè di agganciare, di attivare automaticamente le cartelle condivise all'interno della macchina virtuale. Questo è importante perché una volta queste cose, fino a non molte versioni fa di VirtualBox, bisognava farlo manualmente con il terminale, con dei comandi paurosissimi. Scherzo, comunque sono dei comandi tecnici che adesso invece con le ultime versioni di VirtualBox è stata introdotta questa opzione di automount, che richiede solo quello che abbiamo appena fatto, cioè di assicurarsi che la user con la quale vogliamo accedere la cartella condivisa sia, faccia parte di quel gruppo che abbiamo appena visto. Quindi abbiamo creato la cartella fisica sul nostro PC vero, abbiamo visto che la user adesso fa parte di questo gruppo e bisogna spegnere la macchina per attivare il tutto. Quindi spegniamo come si deve, arrestare. Voilà. Ecco, questa è la nostra cartella. Ok, perché dobbiamo spegnerla? Perché bisogna fare una cosa. Quindi in VirtualBox aggiungere la cartella alla macchina virtuale. Quindi la cartella che noi vogliamo condividere, quindi la nostra tutorial VBX, dobbiamo aggiungerla con l'opzione di automount. Allora, dove andiamo a vederlo? Abbiamo visto prima c'è una sezione cartelle condivise. Facciamo un bel clic qua e noi aggiungiamo qui con queste iconcine, aggiungi cartella condivisa, track, percorso della cartella, altro, e l'abbiamo creato dunque, publishing work, tutorial VBX, apri. Ecco il nome, gli si può dare un nome che si vuole, non deve essere necessariamente uguale, però non stiamo lì a complicarci, teniamo pure il nome standard e attenzione, importantissimo, montaggio automatico. Il solo a lettura o meno è una nostra scelta, e se vogliamo scambiare documenti e dati fra la macchina virtuale e la macchina vera, non mettiamo solo a lettura, perché se questo vuol dire che nella macchina virtuale non possiamo caricare nulla in quella cartella, allora tralasciamo solo a lettura in modo che possa anche scriverci, e così va bene. Facciamo ok e adesso appare qua, montaggio automatico sì, ecco qua, e accesso completo che può anche scriverci. Facciamo un bel ok e a questo punto avviamo di nuovo la nostra Lubuntu tutorial. Voilà. Aspettiamo quell'attimino che si avvii. Ecco qua. Sta lavorando il disco, sta lavorando la rete. E già vedete qui che il simbolino qui in basso della cartella virtuale magicamente da grigetto è diventato bello azzurrino e il fumettino dice cartella condivisa attiva tutorial righetta VBX. Magico, magico prodotto questo VirtualBox, quindi entriamo. Non so se ho sbagliato la password. Accidenti. Pessima abitudine. Ecco, stavolta è giusta. Eccoci qua. Allora, dove si trovano le cartelle condivise? Dunque, si trovano sotto, diciamo che nella famiglia Ubuntu è standard che i dischi USB e qualsiasi cosa vengano messi sotto la cartella media, e anche le cartelle condivise le troveremo sotto la cartella media e nome cartella, come scrivo qui. Ecco, quindi andiamo ad aprire il navigatore delle cartelle,
Nicola non è sicuramente quella giusta, quindi andiamo a cercare più in su, andiamo alla radice di tutte le cartelle e noi abbiamo bisogno di quella media, cioè non della cartella media, ma si chiama media. Ecco, media, eccola qua. Doppio clic e magicamente eccola qua. SF prefissino che ha messo lui, che vuol dire Shared Folder Tutorial VBX. Tutorial VBX. A questo punto la magia vuole che se io mi creo un file che chiamo testo VBX, mettiamo 5.txt, va? Ecco, vedete che essendo abilitato in scrittura posso già crearmelo a livello di VirtualBox e magicamente è già apparso anche nel mio PC fisico reale. Guardate che bellezza. Adesso io apro il mio testo. No, non è un eseguibile CD. T. No, 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 esegui cosa? No, non è un eseguibile, è un file di testo. Sto qui l'Ubuntu, scusate, eh. Non ho, francamente, non ho tanto la mano e quindi perdonatemi. Pensavo che un file di testo fosse semplice, vediamo un po' dov'è. Questo qui dovrebbe essere il gestore di file di testi. Oh! Pazienza, scusatemi, ma non conosco proprio tutta la famiglia Ubuntu come Ubuntu. Allora, vediamo un po'. Prima riga di testo e salva. Paf! In un attimo, guardate qua. Prima 19 byte. Oh, eccolo qua. Magicamente. E se io dal mio PC vero scrivo seconda riga di testo e salvo, attenzione, qui non se ne accorge come gedit, ma se io lo riapro, eccolo lì, magicissimo. Dicevo, non se ne accorge come gedit perché se io lascio aperto gedit e ci metto una bella terza riga, riga di testo e salvo. Ecco che Gedit se ne accorge e dice ricaricalo, sì, magicissimo. Quindi questo è il fenomeno delle cartelle condivise che è l'apice dell'uso integrato fra macchina vera e macchina virtuale. Quindi come ho creato questo file di testo posso benissimo, ovviamente manco a dirlo, vediamo un po', no, ho sbagliato, posso benissimo prendere dei dati, e adesso io prendo un'immagine perché è un classico, è più significativa da vedere in un tutorial, ma bella colorata, che ne so, ecco questo, lo copio e magicamente di qua con un po' di refresh in un qualche modo dovrebbe apparire. Eccolo qua. Diciamo che il refresh dipende forse un po' dal sistema, dal navigatore dei file. Eccolo qua. Comunque, appena fatto una copia, eccolo qui, bellissimo. Quindi, se adesso io lo rovescio e anzi, addirittura facciamo salva con nome. Ara sopra punto jpg, credo. Ara sottosopra punto jpg e magicamente eccezionale. Oh, cosa è successo? Non me lo fa vedere. Devo aver sbagliato qualcosa qui con l'uso, come sempre, eh. Devo aver sbagliato qualcosa con l'uso di questa utility in Ubuntu più che altro, eh. Scusate, ma mi ripeto, però
Non è che conosco bene i prodotti, vedo che già non crea l'anteprima, c'è qualcosa che non va in quello che ho fatto. Pazienza, se non altro l'anteprima è riuscito a crearla, vedete il principio, adesso non... inutile insistere, eccezionale, la cartella virtuale, scusate, la cartella condivisa, adatta al contenuto da una parte e dall'altra automaticamente e è un passo in più rispetto all'USB che può essere usato solo in un ambiente o nell'altro, questo addirittura condividiamo. I dati, eccezionale. Ecco, siamo quasi arrivati in fondo, c'è un'ultimissima cosa che volevo mostrarvi e che è una vera chicca, una vera bomba delle macchine virtuali. Qual è? È che il vostro PC vero, reale, è un po' complicato creare un'immagine completa. Pari pari uno a uno ci vuole un prodotto apposto, dove lo mettete, come fate, come non fate. Con la macchina virtuale è davvero un attimo. Se io mi metto qua, apriamo qualcosina, vediamo un po', apriamo una calcolatrice e così, voilà, 99 per 5, fatto, ecco, così. L'ultimo punto è snapshot. Snapshot significa praticamente una fotografia dell'istante. Scusate, quindi la macchina virtuale, essendo virtuale, essendo un file, come abbiamo visto, che tra l'altro, eccolo qua, lui continua a lavorare, prendete il nostro disco rigido e ripeto, ritorno un attimo sui concetti, quindi impostazioni e disco, il nostro 2 GB qui è quanto vediamo qui, stiamo lavorando in quel file lì, e quindi possiamo fare un'immagine del momento, quindi dico voglio congelare la mia macchina virtuale che va benissimo così, prima magari di pasticciare, soprattutto. Quindi, prima di fare degli aggiornamenti rischiosi, prima di provare programmi che non so da dove vengono così, prima di dover buttare via tutto, ho installato la mia macchina virtuale, vedo che funziona benissimo e congelo questa situazione in modo da poter sempre tornare indietro almeno a questo stadio, casomai che faccio troppi pasticci più avanti. E allora come si fa? Menu macchina, cattura istantanea, ecco, istantanea snapshot. E qui posso dargli un nome, tipicamente aggiornato al, dunque oggi è il 21.06.2011 e nel commento gli dico, non so, vediamo un po', nuova installazione, ecco. Futuri snapshot, future istantanee, potranno avere altri commenti tipo non so, installato, nuova versione, programma, tal dei tali, eccetera, eccetera. Qui è a piacimento, potete farne a piacimento. E facciamo ok, adesso ci mette pochissimo, voilà, è fatto. È fatto cosa? Torniamo nella finestra principale di VirtualBox e invece di stare sui dettagli della macchina, tra l'altro vedete qui, carino, nell'anteprima mette quanto si vede sul momento nella macchina virtuale. Se io sposto, sposta, evviva questa anteprima, carino, carino direi. Allora, c'è anche un pulsante istantaneo, ecco. Allora, vedete, lo stato attuale è sempre quello vivo, appena toccate qualcosa diventa già modificato, ma 34 secondi fa, o 39, qui il tempo continua a salire. Vedete? Nuova installazione. Ho creato un'istantanea alla quale posso tornare quando voglio e sicuro che almeno quella funziona. Perché adesso io posso anche pasticciare, posso fare quello che voglio, chiudere, avviare il browser. Sì, va bene, avviare il browser, informazioni su Google, bla 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 bla, fare quello che voglio, installare, aggiornare. Tutto quello che voglio, magari vediamo un po' preferenze del preferenze del desktop. No, wallpaper è che non mi dà tante scelte, eh. Colore dello sfondo, no, avanzato, no, accidenti. Cosa possiamo fare? Vediamo un po'. Solo una differenza. Questo permette di far qualcosa? No, volevo solo creare qualcosa di diverso in modo da mostrarvi e dimostrarvi. Vediamo un po': strumenti di sistema.
Preferenze, vediamo un po', preferenze, aspetto e stile magari. L'Ubuntu default, Clear Lux, Crux. Ecco, questo è già bello, bello diverso, si nota che è diverso questo, direi. Addirittura questo. Questo che c'ha dei colori diversi, facciamo applica, chiudi e se apriamo vediamo che comunque la visione grafica è un po' diversa, no? Delle cose, ecco il violetto che prima non c'era, eccetera, eccetera. Facciamo così, allora diciamo che mi salvo un'altra volta la mia un'istantanea della macchina, quindi fa niente. Nuovo, nuova istantanea, cambiato, cambiato tema grafico e voilà. A questo punto mi sono creato un nuovo snapshot. 4 secondi fa, nuova istantanea, cambiato tema grafico. Adesso ne ho già due, eh? L'originale, questo e lo stato modificato. Adesso diciamo che spengo, restare la macchina. Allora, se non ho toccato nulla rispetto all'ultimo snapshot, in realtà facendo partire lo stato attuale sarà uguale alla nuova istantanea. Ma se ho problemi o se voglio vedere com'era prima, se mi piaceva di più prima, dico ok, questa qui è il mio snapshot al quale voglio tornare e quindi dico ripristina questa istantanea, oppure col menu tasto destro, oppure col pulsantino qui, ripristina quell'istantanea lì. Sei sicuro di voler ripristinare ciò cosa era la perdita dello stato attuale della macchina che non può essere ripristinato, quindi lo stato attuale in realtà non è salvato, è vivo, e ogni volta che avviate la macchina si crea uno stato attuale, quello viene perso, ma fa niente, a noi va benissimo, vogliamo ripristinare a quel primo snapshot, quindi diciamo ok, lui ripristina, mi apre la macchina. Ripristinato, eh? Quindi a questo punto lo stato attuale è identico a quello. Avviamo la macchina e vedete che non chiede neanche la login e niente, è proprio l'immagine, la fotografia come l'abbiamo lasciato. C'era aperta la calcolatrice col calcolo, c'era aperto il navigatore dei file. Il tema grafico è questo e vedete che è esattamente identico. Tanto nel frattempo lo stato attuale si è già rimodificato, perché è solo stato l'attimo in cui ho detto che volevo ripristinare quello snapshot qua, quell'istantanea qua, si è messo a pari, l'abbiamo fatta partire e adesso è già diventato modificato perché è quello corrente per la macchina. Rispegniamo la macchina, si può anche spegnerla brutalmente per fare prima, e dico no, no. Va bene, ho visto com'era, troppo vecchia, torniamo alla nuova istantanea. Quindi ripristina la nuova istantanea. Stavolta ripristiniamo questa che è poi l'ultima che abbiamo fatto, vedete, stato attuale è ripristinato e possiamo far partire questa stavolta. E voilà! Eccoci qua col nostro esattamente schema, quindi proprio istantanea, proprio il nome lo dice, istantanea. E lo vedete qui, perfetta, eccezionale. E qui potete crearne quanti ne volete, eh? Quanti ne volete di questi snapshot, quanti ne avete bisogno più di quanti ne volete, perché lui a cascata continuerà a crearli sotto, un altro, un altro, un altro, un altro. E quindi vedete l'enorme capacità della VirtualBox, l'utilità notevole che ha con questa ulteriore funzionalità a portata di mano di un clic praticamente, la scelta di un'opzione del menu che su un PC vero, fisico,
non potete fare così facilmente, quindi se rovinate qualcosa spesso è complicato tornare, creare un'immagine precedente, insomma, ecco, un po' un casino, ma qui è banale. Se ne avete troppi di snapshot, tra l'altro, potete anche eliminarli e ci pensa poi, ecco, eliminiamo questa, ci pensa lui, il prodotto VirtualBox, ad accumulare quelle successive o quelle precedenti, a mettere assieme le differenze per far tornare coerente lo stato attuale della macchina, quindi lo stato modificato, perché sia coerente con lo snapshot precedente. Ecco, per concludere, vedete che è apparsa una cartella in più sotto le nostre macchine, l'Ubuntu Tutorial con snapshot, perché abbiamo creato in effetti lo snapshot. E naturalmente c'è un VDI, anche qui è un disco rigido, una replica, ma vedete che è solo 51 MB. Perché? Perché rispetto allo stato corrente, al vero disco di 2 giga, lui non è che replica tutto per fare l'immagine, ma replica solo le differenze. Quindi snapshot, a dipendenza di quanto sia diverso dalla situazione precedente, sarà più o meno grosso questo VDI replicato. Ecco. Adesso così, a mo' di conclusione veramente di questo lunghissimo tutorial, facciamo ripartire la macchina ripristinata e chiuderemo appena il nostro Lubuntu tutorial è partito come si deve. E nel frattempo vi ringrazio per la pazienza, per aver seguito questo lunga tirata su VirtualBox, che però trovo effettivamente praticissimo, a costo zero e utilissimo per provare quello che si vuole senza paura di rovinare niente del proprio PC. Eccoci qua, la macchina è partita con lo stato corrente, che naturalmente sarà allo stato che l'abbiamo lasciato l'ultima volta, più recente, quindi vedete che ancora è proprio l'ultima cosa che abbiamo toccato. Abbiamo sì eliminato lo snapshot, ma in realtà nello stato attuale sono state uniformate le modifiche dello snapshot che abbiamo tolto e è stato tenuto l'ultimo stato, che non è il primo snapshot che avevamo salvato, eh? Non è quello. Per fare quello dobbiamo spegnere la macchina, ok, ripristinare di nuovo quello che ci piace perché lo standard era così bello e far partire lo stato attuale così com'è. Adesso possiamo anche spegnere queste finestre che erano solo dimostrative e stavolta non chiudiamo brutalmente la macchina, ma la arrestiamo come si deve, come si farebbe col PC vero, in modo che lo stato corrente assume poi questo stato. E avanti così. Di nuovo grazie e alla prossima.